Ragazzi, ecco la prima arancina della giornata. Mamma mia, è bellissima. Allora, apriamo questa qua speciale. Mamma. Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Palermo per l'Arancina Day, dove a Palermo si mangia dalla mattina alla sera le arancine. Andremo a provare i bar più quotati di Palermo e proveremo soprattutto le arancine alla carne e al burro e vediamo di provare anche qualche specialità. Ma che cos'è l'Arancina Day? Praticamente a Palermo il 13 di dicembre, ovvero oggi, si festeggia Santa Lucia, che non vi sto qui a raccontare la storia, la potete cercare tranquillamente su internet. Praticamente uno dei cibi tipici di questa giornata è appunto l'arancina. Come dicevo, andremo a provare i bar più quotati di Palermo e sono i bar che hanno scelto principalmente i palermitani nel forum lanciato da Palermo Tutti, e sono il bar Alba, il bar Turistico, il bar Olimpia, il bar Italico e poi andremo, se riusciamo, a Termini Imerese per il bar Cristallo. Dimenticavo il bar Fabless, quindi iniziamo il nostro tour e speriamo di non sentirci male con non tutte queste fritture. Ma prima di iniziare questo tour, iscrivetevi al canale, lasciate un bel pollice a questo video e iniziamo il nostro giro. Ragazzi, ecco la prima arancina della giornata. Mamma mia. Ed eccoci qua al primo bar del giorno, il bar Olimpio, con la prima arancina alla carne. Assaggiamola. Veramente buona. La prima arancina era veramente buona, mamma mia. E ancora non abbiamo provato quella al burro e quella speciale, ma questa qua alla carne era veramente fantastica. Ragazzi, siamo al bar Italico. Siamo in una lunga fila, ma ce la faremo perché stiamo quasi per entrare. E allora ragazzi, dopo almeno 40 minuti buoni di fila, mangiamo la nostra arancina. Arancina del bar Italico, che ha vinto il premio di Palermo Today per l'arancina pop, ovvero la migliore arancina di Palermo. Sarà così? Certo, un po' di disorganizzazione dentro il bar, molto caos, però speriamo che sia buona. Mamma mia, è bella croccantissima. Oh, eccola qui. Chissà se è buona, assaggiamo. È buona, è croccante di fuori. Però l'interno è freddo. E questa è una grave pecca, certo c'era troppa confusione e quindi friggevano a morire. Però è buono. Allora, questa arancina alla carne nel complesso è veramente buona, soltanto che è un po' freddo l'interno perché friggono troppo, c'era troppa confusione, però è veramente buono.
andiamo con l'assaggio di quella al salmone. Buonissima. Allora andiamo all'apertura di quelle che avevamo preso al Bar Olimpia che non abbiamo mangiato. Quella al pistacchio con gamberi e quella al burro, madre, sono enormi. Allora apriamo questa qua speciale. Mamma. Un profumo. Mamma. È buonissima. Ragazzi, questa è spaziale. È buonissima. Guardate. Questa è devastante. Ok, momento di spaccare quella al burro. C'è un vento assurdo, ma non ci arrendiamo e assaggiamo quella al burro. Anche lei. Molto buona. Devo dire che il Bar Olimpia, sinceramente, meritava abbastanza. Organizzazione e arancine veramente buone. Tra un'arancina e l'altra, una sosta, qualcosa di dissetante. Io ho preso un bubble tea passion fruit. Ah, ci vuole qualcosa di dissetante dopo tutto quel fritto. E tra l'altro questo è molto più buono di quello che avevo assaggiato al Romix. Quello era veramente acqua lavata, questo diciamo un saporino migliore. Ragazzi, siamo arrivati al terzo bar di oggi, che è il bar turistico. Ora entriamo e vi faccio vedere. Dentro dal laboratorio portano le arancine al bar. Ecco il nostro gruzzoletto che pesa, mamma mia, tantissimo, un chilo di cose ci sono qui dentro. Naturalmente non le mangerò tutte, sennò veramente mi sento male. Andiamo ad unboxare, se ci riesco. Vediamo cosa c'è qui dentro e come sono queste arancine del bar turistico. Ma belle. Prendiamone una. Super oliosa, devo dire. Spacchiamo. L'aspetto è differente dalle altre. È un ragù meno salsoso. Ha un buon sapore. Però in confronto a quello là del Bar Olimpia di questa mattina, quello era veramente eccezionale. Il ragù era più speziato, era cremoso, era buonissimo, però ha giudicato anche questo. Ed eccoci qua al Barabba. Qua il packaging è veramente figo.
posto anche bellissimo. Allora, a Baralba ho preso quella dolce e una alla carne. Li proviamo dopo perché devo scappare, che sono veramente in ritardo. Ragazzi, breve salto temporale. Praticamente volevo andare al Bar Crystal di Termini Imerese, che era sempre in questa lista, però era chiuso, non so il motivo. E quindi, volendo fare un altro bar della zona palermitana, sono a Cefalù, ovvero dove abito, a uno dei miei bar preferiti, il Bar Santa Lucia. Vediamo cosa troviamo. E quindi, senza farlo neanche apposta, concludiamo i nostri bar al Bar Santa Lucia. Questi qua li proveremo ora a casa insieme a quelli del Bar Alba. E ho preso anche la cucina, che a Palermo non ho preso perché ero strapieno, quindi questa qua magari rimane a casa, fa niente. Allora ragazzi, siamo arrivati finalmente a casa dopo una lunga giornata. È stata abbastanza pesante, ma ancora abbiamo da assaggiare abbastanza roba. Ora unboxiamo le arancine del Bar Alba. Il packaging è pazzesco, veramente bello. Ed eccole qua. Qua c'è quella là al cioccolato, che sarà il mio dolce insieme alla cuccia. E quella alla carne. Ha un profumo buonissimo. Guardatela. Andiamo subito con l'assaggio. È sempre croccante. Il ragù è ancora diverso dagli altri. Però quella del Bar Olimpia, cioè per me è la migliore, era buonissima. Allora ragazzi, è il momento di assaggiare l'ultima arancina, ovvero quella del Bar Santa Lucia, e così finiamo con quelle là alla carne e con le arancine, diciamo, salate. Bella. Allora, lei diciamo che è già un po' differente da quella di Palermo. Ora andremo ad assaggiare. Andiamo a spaccarla. Voilà. Lei sembra veramente buona anche. Assaggiamo. Allora, è differente, differente da quelle là, proprio di Palermo. Il ragù è molto simile a quella del Bar Olimpia, però la panatura è meno croccante e il riso meno speziato. Direi che è un po' più leggera, però merita molto anche lei. È meno oliosa, ecco, è anche meno oliosa, quindi ci sta molto bene. Devo dire che la preferisco, sì, preferisco ad altre che ho mangiato lì a Palermo. Ragazzi, ora con questi ultimi assaggi sono veramente, veramente pieno, pieno. Non ce la faccio più. Ma ormai siamo qui, è la giornata di Santa Lucia, l'arancina day, e quindi devo finire con il botto, ovvero con l'arancina al cioccolato e la cuccia. Andiamo ad aprire. Piena di cioccolato.
sprigionato un profumo. Ed eccoci qua, ultimo assaggio delle arancine. Buono. Questo sì che è buono. Ne avevo mangiato forse lo scorso anno una simile al cioccolato, però anche il riso era tutto al cioccolato, però anche questa è molto buona. Voi l'avete mai provata? Un'arancina dolce? Spacca di brutto. Se vi sembrava che avevamo finito qui, vi sbagliate di gran lunga, perché ora c'è il dolce tipico, che non è l'arancina, ma il dolce tipico della festa di Santa Lucia, che si mangia anche salato, è la cuccia, che io ho preso al pistacchio, perché quella, la ricotta, non mi piace tantissimo, quindi ho preso una variante al pistacchio per farvela vedere. Ed eccola qui, presa al bar Santa Lucia di Cefalù. Dovrebbe essere buona, mamma mia che buona. Ok, andiamo all'assaggio. È cremosissima. Veramente buona. Mi piace molto. Dolce azzeccato. Cioè, era la prima volta per l'ho provato, quindi ci sta, mi piace tanto. Certo, non ho provato l'originale con la ricotta, però penso sia un'ottima variante. Allora ragazzi, siamo giunti finalmente alla conclusione di questo video. Sicuramente tutte veramente buone, perché tra l'altro erano la selezione di che avevano fatto il popolo palermitano tramite il forum di Palermo Today, che in quel caso ha vinto il barro italico. Ma secondo me ho qualcosa da ridire, perché l'arancina del bar Olimpia veramente meritava tantissimo. C'era abbastanza gente quando siamo andati, era tutto molto organizzato, erano veloci. Le arancine erano soprattutto buone, calde all'interno, fritte bene. Mentre quello che ho notato nel bar italico, che erano un po' disorganizzati, secondo me anche dal fattore che hanno vinto questo premio è arrivata più gente e magari non se lo aspettavano, infatti mancavano le arancine di continuo, c'era veramente tanto da aspettare. E soprattutto la grande pecca, che io l'ho mangiata subito, appena l'ho aperta era molto freddo all'interno, quindi era buona la parte calda, però purtroppo non l'ho potuta mangiare subito tutta perché era un po' immangiabile, mi sarei sentito male. Mentre gli altri, allora il bar Alba, non male, però il ragù non era uguale a quello dello, né del bar Olimpia né di quello italico. Il turistico meritava anche un ragù differente, un po' meno sugo, però nel contesto era veramente buona. Concludiamo con quella del bar Santa Lucia di Cefalù, perché il bar Crystal era chiuso, e mentre anche il bar Babres c'era una fila impressionante, non ho trovato parcheggio e quindi non sono potuto andare, cioè non ho avuto modo. Vediamo in un giorno diverso se riesco ad andarci. Quindi ho concluso con l'arancina del bar Santa Lucia, che devo dire era veramente buona, quindi io la piazzerei al secondo posto, quindi primo Olimpia, secondo bar Santa Lucia, veramente buona, il terzo metterei l'italico, e subito dopo il turistico e il bar Alba, però sicuramente tutte buone ed è un mio personale parere, quindi non sto dicendo che sono buone queste o è buona un'altra.
Un altro piccolo consiglio che vi voglio dare è che in questi posti andateci in giorni normali, che non sia il giorno di Santa Lucia, perché veramente c'è tanta fila, quindi, e poi magari succedono inconvenienti, quindi andate nei giorni normali che sicuramente saranno ottime, meno fila e vi godrete meglio l'esperienza. Detto ciò, super pieno ma soddisfatto, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, lasciare un bel like, attivare la campanellina, seguirmi su Instagram e noi ci vediamo a un prossimo video, che ne ho tanti da mettere perché sono in ritardo con i tempi, ho avuto molte cose da fare, studio di qua di là, quindi cercherò di recuperare e noi ci vediamo quindi in un prossimo episodio. Ciao ragazzi!